La commedia a cui assisterete tra qualche istante, pur essendo costruita come un giallo, non è un semplice giallo. Il suo autore, Jean Cocteau, ha scritto che aveva l'intenzione di fare solo del teatro, del grosso teatro tradizionale, con colpi di scena degni di un drammone ottocentesco. In realtà, a dispetto dell'apparenza, Cocteau è stato come al solito modernissimo e ha dipinto magnificamente un crudo quadro della provincia francese d'anteguerra, con tutti i suoi vizi nascosti e le sue odiose ipocrisie. Questa commedia è stata scritta quasi 30 anni fa, eppure presenta temi attualissimi. Uno particolarmente. L'urto tra la squallida realtà e il mondo di fantasia in cui hanno vissuto durante l'adolescenza spinge i due personaggi più giovani e più romanzeschi, diciamo così, a diventare mitomani, ad inventarsi, cioè, le loro evasioni, pur di sfuggire alla banalità della vita quotidiana. Dunque, un giallo che non è un giallo. E forse c'è qualcosa di più. Mi dà animo. Sei pazza. Se ti sentisse la donna di servizio. Non mi sentirà. È anche poco probabile che rimetta piede in questa casa. Che cosa dici? La verità. Le ho spaccato la faccia con una sola usciata. Che cos'è questa storia? Non tollero che mi si spigli. Questo pomeriggio battevo a macchina il mio dramma. A un tratto ho sentito che spiavano alla mia porta. Che cercavano di carpire i miei segreti. Stai attenta. In questa città chi scrive a macchina è sospetto. Ho preso bene il tempo e siccome per fortuna quella porta si apre all'esterno, ho dato un'usciata da ammazzare un bue. Ti rendi conto dell'imprudenza commessa? Fred te lo ha detto. In una città dove tutti sono sospettati. Ah, dimenticavo il più bello. Qualche volta per lavorare lassù indosso i vecchi costumi teatrali di Giuditta. Se aveste visto la faccia della vittima. Io ho ripetuto 100 volte che mi dispiace si tocchino quei costumi. Preferiresti farli divorare dalle tarme e lasciarli appesi nella stanza come le mogli di Barba Blu. Quella stanza, quei costumi, per me sono Giuditta. Ho già avuto la debolezza di permetterti di viverci. Ma io...
Io rispetto quanto voi la memoria di Giuditta, ma non ammetto il lutto di provincia. Quel lutto che imbalsama i morti, che aggiunge morte alla morte. Io impedisco a quella stanza di morire come Giuditta, di morire di noia. Margot, non ti permetto. Non di Dio. Sei un tesoro. Quando ti inquieti, inquietati ancora. Che essere impossibile. Siamo impossibili, zio Fred. Siamo impossibili. E cerchiamo di convertire di Dio all'anarchia. D'accordo. Viva gli scandali, i piedi nel piatto. Non c'è nulla di meglio per cambiare aria. Bravo, zio Fred. Fra poco mi direte che lo scandalo delle lettere anonime ci piove dal cielo. Che questa città soffocava sotto le convenienze e non aspettava che uno scandalo per rompere i vetri e cambiare aria. E perché no? Salgo, vi lascio. Pascal è tornato? No. Oh, che idiota. La sua prima uscita dopo 5 settimane. Lo dite lunga a guarire. Zio Fred. Sì? Ti amo. Hai visto? Piaccio alle donne. Non so se piaci alle donne, ma so che hai stregato Margot e Pascal. Non vedono che te, loro che odiano tutti. È bastato che tu apparissi. E tu? Io? Che cosa vuoi dire? Ho stregato anche te? Ti voglio bene, Fred. Sei il mio più vecchio amico. Mi avevi affascinato in collegio e mi domando come ho potuto vivere anni e anni senza vederti. Non ero in Francia, ma pensavo spesso a te. E non mi hai mai scritto un rigo. Ti credevo morto. Io detesto scrivere. Mi ci costringo soltanto per l'ufficio. Io sono il disordine. Il disordine? Sì, il disordine. Voglio bene quei ragazzi perché sono maldestri, insopportabili. E voglio bene a te, perché sotto quella tua verniciatura di uomo regolato sei rimasto ragazzo come loro. E appunto perché vi voglio bene, devo parlare. Ingannare quei ragazzi che mi amano e non dubitano di niente è ignobile. Ma ti rendi conto di quello che accadrà? Li conosci, sono fatti alla rovescia, non ammettono nessuna sfumatura. Per loro un criminale ha sempre ragione, la polizia ha sempre torto. Non vedranno che una cosa sola, la polizia. Tu per loro sarai la polizia. Ma io sono la polizia. Solo per amore dell'avventura entrai in questa carriera. E ora, mentre stavo per abbandonarla, scoppia questa faccenda delle lettere. Al che des Orfèvres mi chiedono se voglio affrontare un'ultima impresa. Mi ha deciso, ricordo, che tu abiti proprio sul luogo. Mi ospiti come un vecchio amico d'infanzia e divento lo zio Fred. Sì, va bene, ma che ti costa aspettare e smascherarti quando la faccenda sarà conclusa e avrai scoperto il colpevole? Ce lo scopro. Ogni giorno che passa la mia impresa diventa sempre più difficile. No, voglio dir tutto ai ragazzi. No, no, non parlare ancora, ti scongiuro. Tu non li conosci bene. A freddo la tua confessione produrrà un effetto disastroso. Non dimentichiamo che Margot fu presa da mia moglie prima di conoscermi ai Trovatelli. E se fosse figlia di criminali? Se le sue rivolte e l'odio per la polizia le venissero dall'atavismo? Se fossero irriducibili? Quanto Pascal è innamorato pazzo di Margot e lei ne fa fare... E lei ne fa quello che vuole. Sta attento. Lasciami la facoltà di decidere. Come vuoi. C'è qualcosa di nuovo? C'è sempre qualcosa di nuovo. E puoi... No. Non mi piace parlare del mio lavoro nemmeno con te. Sporca faccenda. Sporca faccenda. Ah, ecco Pascal. Pascal. Buonasera.
Sono sfinito. Sei rimasto fuori troppo tempo per una prima uscita serale. Volevo rendermi conto. Di che? Dell'atmosfera della nostra città. È vergognoso. Che cosa è vergognoso? La polizia. È vergognoso che la polizia non faccia niente e lasci una città in un simile stato. Ma Pascal, parli della polizia senza conoscerla. Sei rimasto 5 settimane chiuso in camera, esci e constato che la polizia, invece di muoversi, di indagare, di mandare sul posto persone competenti, lascia che una città marcisca nel fango e nel terrore. Pascal ha ragione. Senti, non sono il solo. Pascal, la polizia non viene a consultarsi con te, mio caro. Non agisce alla luce del sole. È grottesca, si copre di ridicolo. Esatto. Donna, fante, erre. I giornali di stamani parlavano di una nuova traccia, facendo prevedere un colpo di scena. I giornali si rimpinzano del nostro fango. Tutte le mattine, tutte le sere, in prima pagina. Tengono il lettore col fiato sospeso e non hanno interesse che la cosa abbia fine. Ho cenato al circolo. Non mi hanno nemmeno domandato come stavo. Non si sono nemmeno accorti che tornavo dopo 5 settimane di assenza, che avevo sfiorato la mastoidite, la meningite, che ho rischiato di morire. Eravamo 5 in tutto. E la cassiera in lacrime. Perché la cassiera in lacrime? Per il suicidio del colonnello. Ma quel colonnello non era una vecchia canaglia? Era un bravissimo scacchista e un giocatore di biliardo di prim'ordine. Ed è l'ultima vittima, l'ultimo morto. Si aspettano gli altri. Ognuno si chiede se non sarà lui stesso. È inammissibile che siccome uno sconosciuto decide improvvisamente di non dare una città di lettere anonime, di mettere in discordia gli uni e di spingere gli altri al suicidio, i giornali non parlino di altro. Non esitano a raccontare i più piccoli segreti di famiglia. E col pretesto del mistero e delle scoperte sensazionali facciano il gioco di una polizia impotente. Impotente è la parola giusta. Pascal, lascia che Fred finisca il suo solitario, perché vuoi che la polizia li interessi. E tu faresti meglio ad andare a letto. Vuoi che ti chiami Margot? Perché non sali da lei? Caro zio Fred, si vede che ancora ignori gli usi. Margot mi ha curato come un angelo perché le piaceva recitare la parte di angelo. Salire nel suo dominio è un'altra storia. Del resto non ci tengo. Mi sentirei a disagio in quella stanza. Non condivido il tuo modo di vedere. Quello di Margot mi sembra più comprensibile. Anch'io detesto la morte morta. Amo la morte viva. Amo i fantasmi. Amo essere ossessionato da loro. Papà ed io detestiamo i fantasmi. Non ci piace disturbare le ombre. Del resto Margot non è figlia di mamma. Se fosse sua figlia invece che sua figlia adottiva, sentirebbe certamente il nostro stesso disagio a entrare nella camera dove è morta. Mi aveva detto di avvertirla del tuo arrivo. Vado. Un momento, papà. Devo parlarti. Vi lascio? No, zio Fred, non sei di troppo. Al contrario. Devo parlare a papà e a te. Allora, Pascal. Stasera, prima di andare al circolo, sono entrato alla posta. La signorina della posta mi ha detto: buonasera, signor Pascal. Aveva migliore cera sabato scorso. È tutto qui. Non capisco. Non capisci? Anch'io da prima non ho capito. È stato soltanto dopo. La rassomiglianza fra voi due è così perfetta? La rassomiglianza. Siamo gemelli, zio Fred.
Si può scambiare me per Massimo e scambiare Massimo per me. È vero, ha soggiunto la signorina della posta, che sabato scorso aveva un basco. Un basco? Massimo esce di prigione. Supponga abbia i capelli corti a li nascondere. Ma Massimo sarebbe qui. Senza il minimo dubbio. Ma che cosa può fare Massimo in questa città? Questi sono i fatti. Da quanto tempo mancavate di notizie? Seppi che aveva scontato la pena, che era libero. Non sapevo altro. Forse ha cercato di riavvicinarsi a voi. No, impossibile. Massimo mi conosce. Sa che non ha niente da aspettarsi, niente. Non rimetterà mai piede in casa. Non puoi immaginare come mi sentivo a disagio al circolo. Quelle luci spente e abbassate. Quelle ombre mute. Quei giornali letti in silenzio. La cassiera in lacrime e l'incubo di questa città morta. Di questa città in stato d'assedio, con le strade vuote, le persiane chiuse. E Massimo che vi si aggira preparando forse qualche brutto colpo. Ma che cosa può fare Massimo in questa città? Che cosa può fare in questa città? Hai torto a non dedicarti ai solitari. Sono indispensabili per calmare i nervi in una città preda del demonio. È certo che nel Medioevo l'avrebbero esorcizzata, questa povera città. Che orrore. Era tutto così in ordine. Tutto procedeva bene. Tutto non procedeva bene, caro Didier. Prendiamo un esempio, il tuo. Sposi una donna che per seguirti in provincia rinuncia al teatro. Tutta la città ti volta le spalle perché tua moglie è un'attrice e ti porta una bambina del Grefotrofio adottata prima di incontrarti. Ti dà due gemelli. Poi tua moglie muore. E poiché sei un ricco industriale, la città ti rifà la corte, ma tiene le distanze con Margot. Una trovatella, non si sa di dove venga. Queste perfide piccole città meritano la pioggia di cavallette o di lettere anonime che le devastano. Zio Fred. Il misterioso delinquente che si firma la macchina da scrivere ha tutta la mia simpatia. È quasi un giustiziere. Aspettiamo il nostro turno e si giudicherà. Ma tu non hai niente da temere. La macchina da scrivere si occupa soltanto di ciò che tutti ignorano. Ora, tutti conoscono le tue vicende. Tutti sanno che Massimo si è arruolato in marina e fu acciuffato per errore durante un ammutinamento. Puoi dormire tranquillo. Signori, siete tutti colpevoli! Ma Pascal? Idiota, mi hai fatto paura. Uno scherzo innocente. Sei ancora troppo debole di nervi. Sei bellissima, Lucrezia Borgia. Se credi che Pascal mi guardi... Lo sai, Margot, che non mi piace che ti mascheri con i costumi di mamma. Lo so. Tu preferisci lo stile lutto? Lo stile città in lutto. Pretendi di essere uno spirito libero e non riesci a uscire dal luogo comune. Suonano. Chi sarà? Se fosse... Se fosse chi? No, niente. Suonano ancora. E state lì fermi tutti come pali. Morite di paura. Andrò io.
Stavo per dire... Se fosse Massimo. Buonasera. No, è una donna. In questa città dopo le 10 non esce nessuno. Posso? Entri, signora, entri. Non si meravigli del mio vestito. È un costume di Giuditta. È bellissima, non si scusi. È Solange. Buonasera, Didier. Pascal? Sembra molto imbarazzato. Certamente per l'ora della mia visita. Un'ora inconsueta in provincia. Su, Didier, vi disturbo? Affatto, affatto. Meglio così, ne sarei desolata. Scusi, mi permetta di presentarle un vecchio amico, il signor... È inutile, Didier. Ci conosciamo. Buonasera, Fred. Buonasera. Vi conoscete? Ma sì, la città non è molto allegra e allora ci si distrae a guardare il castello. Lo si visita e ci si incontra alla castellana. Fred è venuto spesso, Marmon. Fred, perché non me lo avevi detto? Non me l'avevi chiesto. Inoltre è il mio genere, il genere di Margot, misterioso. Noi siamo il genere misterioso. Va benissimo. Tutto ciò è nuovissimo per me, ma va benissimo. S'accomodi. E mi perdoni lo stupore, cara Solange. Non mi aspettavo di vederla. Prego. Senta, Didier. Mi chiedevo stasera perché un uomo e una donna che dovevano sposarsi e non si sono sposati hanno da rinunciare all'amicizia e ai buoni rapporti. E siccome lei manteneva un contegno e una riserva provinciale, ho deciso io di fare il primo passo. Solange, se non ho preso l'iniziativa... È colpa di Pascal, signora. Colpa mia? Questa poi, è lei che... Io? È matto! Non sei stata forse tu a montarmi la testa? A ripetermi mille volte che non dovevo in alcun modo permettere ad una donna di entrare nella casa di mia madre? Non vi ascolti, Solange. Sono stato io. Io solo. Tu solo? Pascal non ti ha forse proibito? Proibito di permettere ad un'altra donna di mettere piede nella casa di Giuditta? Bugiarda! Morivi di gelosia che una vera donna dirigesse la casa e ti eclissasse. Carogna! Brutta carogna! Moriva di gelosia, le dico. E mi ha spinto, assillato, esasperato finché io non consigliassi papà a non sposarla. Zitto. Pascal, Margot! Cara signora, si trattava? Si trattava di una visita amichevole. E di cose importanti che avevo da dire a Didier. Caro Didier, lei conosce mio figlio Claudio. Ha 15 anni, circondato da compagni che adorano le parole d'ordine e i conciliaboli. Si riuniscono in 7-8 e formano delle società segrete ispirate ai film d'avventura. Giurano di non dir nulla fuori della loro cerchia, ma a 15 anni si muore dalla voglia di raccontare i segreti. E Claudio mi ossessiona con la mano nera, una stupida società segreta della quale è uno dei caporioni. Non vedo, cara Solange. Un po' di pazienza. 2 mesi fa, Claudio finì col confessarmi che la mano nera aveva un capo straordinario, che avevano incontrato quel capo nella foresta, che quel capo era un grande. Ero, lo confesso, un po' preoccupata. Lascio Claudio liberissimo, ma è un ingenuo. Lui e i suoi compagni potrebbero cadere vittime di qualche avventuriero. Perciò quando una mattina Claudio mi disse che il capo era malato e mi supplicò di condurlo al castello, finì con l'accettare. Caro Didier, quel seducente capo era un cencio d'uomo. Quel cencio aveva una bronchite, una punta di polmonite e 40 di febbre. Quel cencio portava una vecchia uniforme di marina e quel pietoso mucchio di cenci era suo figlio Massimo. Come? Massimo. Massimo. L'ho alloggiato in casa del guardiano, l'ho curato. E siccome Claudio doveva lasciare Malmore per andare a studiare a Parigi, gli ho promesso che avrei tenuto Massimo in casa del guardiano, che lo avrei curato fino alla guarigione completa. C'è ancora. Massimo è in casa mia.
pazzesco. Io sogno. Lei non sogna, Didì. Suo figlio alloggia in casa mia. O più esattamente, alloggiava in casa mia. Perché da ieri l'altro non è tornato al castello. Confesso di essere inquieta. Perciò ho deciso di trascurare la convenienza e di metterla al corrente. Dove può essere? Avevo sperato che fosse da voi. Qui? Mai. Massimo ha fatto morire sua madre. È stato il suo carnefice. Quel ragazzo non era anche lui di salute delicata. Margot mi ha parlato di fughe, crisi epilettiche, sonnambulismo. Naturalmente Margot lo difenderà. Sì, lo difendo. Conosco le sue crisi io. Quella notte che camminava e Didier l'ha svegliato con uno schiaffo, ho creduto che morisse lì. L'ho martirizzato. Sono un mostro. Ma non ho detto questo, papà. Ho detto che Massimo era malato e se ne approfittava. Non si sapeva mai se aveva una crisi o se faceva finta di averla. E voi avete finito col credere che fingesse sempre. Siete stati ingiusti. Sei stata la prima ad approvare papà ad averlo messo alla porta e di essere inflessibile. Quando Massimo è qui mi infastidisce. Lo detesto. Quando è lontano, gli scopro tutte le qualità. Basta essere qui, farsi in quattro perché tu ci detesti. So che cosa mi rimane da fare. Non è difficile cavarsela mendicando e vivendo alle spalle degli altri. Pascal, lo dici per me? Sarà derubata e assassinata. Massimo è capace di tutto. Pascal, sei ignobile. Ti odio. Basta. Cara Solange, è stata molto imprudente, ma è libera di agire come le piace. Non le do un consiglio. Vorrei soltanto conoscere lo scopo preciso della sua visita. Lo scopo preciso? Semplicissimo, Didier. L'odio ne approfitta. In questa pericolosa città la presenza di un giovane di 23 anni nascosto in casa di una donna sola è indubbiamente sospetta. Rappresenta un pericolo gravissimo. Massimo circola di nascosto. La sera e la notte esce dal parco e rischia di commettere qualche imprudenza. L'ha commessa. L'hanno visto ed è stato scambiato per me. Vede. Dunque ho riflettuto e ho stimato mio dovere avvertirla. Qualsiasi cosa può accadere. Cara Solange, non mi resta che ringraziarla della sua franchezza e metterla in guardia contro uno squilibrato, un irresponsabile, e dichiararle che qualsiasi tentativo di riconciliazione, di perdono, mi troverebbe fermo come un muro. Mi dispiace di avervi disturbato quest'ora. Torno a casa. Forse vi troverò notizie del nostro fuggiasco. Ma... Che hai una crisi? Scusi, Solange, un minuto solo. Massimo, quando suo figlio l'ha condotto in casa, era stracciato. Indossava una vecchia uniforme di marina stracciata. Ma sì. E il vestito che indossa, col quale la signorina della posta l'ha scambiato per me, il vestito che indossa, non è un principe di Galles? Sì. Credevo anzi che fosse merito suo che... Merito mio? Margot, hai sentito? E allora? E allora? E allora mi manca un vestito principe di Galles e un basco. E tu mi hai raccontato la storiella di un ferro troppo caldo e di una smacchiatura. E allora Massimo porta il mio vestito e il mio basco. E sei stata tu a dargli. Tu l'hai visto. Per favore non urlare. Sì, ho visto Massimo. E gli ho dato un tuo vecchio vestito e un tuo vecchio berretto. Gliel'ho dati e me ne vanto. Ah, te ne vanti, eh? Papà, siamo i soli a non sapere che Massimo è in città e non averlo visto. I soli. E mentre noi ci tormentavamo, la signorina lo vedeva e gli dava i miei vestiti. Ho visto Massimo una volta e gli ho dato un vestito. Margot, è vero che hai visto Massimo una sola volta? E dove? Quando mi si interroga gentilmente, rispondo.
Massimo mi ha telefonato qui, 2 mesi fa. Gli ho dato appuntamento in camera mia, dalla scala di servizio. Non dovevi ricevere Massimo in casa mia senza avvertirmi. Domandale se l'ha ricevuto 1 o più volte. Sarei curioso di saperlo. Non siamo alla fine delle sorprese. Pascal, tuo padre ha indubbiamente serie ragioni per lasciar vivere uno dei suoi figli all'aria aperta e senza un soldo. Almeno lo presumo. E mi sembra che il fratello gemello non abbia nessuna ragione d'accanirsi contro di lui. Solange, passerò domani da Malmora a sentire se ha notizie e a darle una mano se le cose peggiorano. Confesso che questa macchina da scrivere mi spaventa. Se fossi poliziotto... Se fosse poliziotto? Ci sono indizi che mi darebbero da pensare. Per esempio? Per esempio, le M maiuscole. A prima vista si direbbe che la macchina è guasta, che la M minuscola non funziona e battono la M maiuscola al posto suo. Ma io non credo. Bellissimo, zio Fred. Pare un libro di Van Dyne. Continua. Scommetterei che si tratta di una specie di firma. Immaginate che il nome del misterioso delinquente cominci per M. Ho esaminato qualcuna di quelle lettere. Meditate le mie minacce, non mischiate i gendarmi alle mie manovre. È il mio ultimo avvertimento. M maiuscola, sempre M maiuscola. C'è qualcosa di diabolico, di scaltro, di terribile. Può darsi che egli sospetti che questo particolare può denunciarlo, ma come per bravata vi insiste. Immagino il colpevole che batte la sua M, maneggia la sua mitragliatrice. Mi pare di udire il ding della fine della linea. Ding, sarò preso. Ding, mi arresteranno. Ding, mi cercano. Ding, sono M e nessuno lo sospetta. L'altra notte, tornando a casa, da una finestra aperta sentivo battere a macchina. Il cuore mi si arrestava. Mi domandavo se fosse l'assassino. È prodigioso, zio Fred. Un vero libro di Van Dyne. Vance guardava un piccolo Cézanne appeso al muro. Quell'M non mi piace, disse. Quell'M non mi piace affatto. Le trovo qualcosa d'egiziano. Non esageriamo. Lo zio Fred ha parlato di omicidio, di assassino. Non siamo a questo punto. 4 suicidi, ragazzo mio. Omicidi indiretti, zio Fred. Omicidi abili, ma omicidi. Bisogna che finisca. Io torno a casa. A domani, Fred. Didier, spero che non ce l'avrà con me. Sono dispiaciuto per lei, Solange. Ecco tutto. L'accompagno al cancello. Buonasera, Margot. Buonasera, Solange. Buonasera, Didier. Fred, Malmor, ancora una M. Buonasera. Donna di cuore. Solange è l'amante di Massimo. Sei pazzo. E io ne sono sicuro, Solange è l'amante di Massimo. Sei grottesco. Appena una donna è leale e si mostra generosa, la si tratta da prostituta. Non tratto Solange da prostituta. Dico solo che Solange e Massimo si amano e che Solange moriva di angoscia a Malmora aspettando sue notizie. Non potendo più resistere, è corsa qui per cercare di sapere qualcosa. È possibile. C'è da diventare pazzi. Tu dici che Massimo ama Solange?
Dico che Massimo va a letto con Solange, ecco quello che dico. Non regge. E perché mai? Perché Solange non è tipo per Massimo. E chi è il tipo per Massimo? Io. E osi dirmelo in faccia? Non sono il tuo tipo, perché non dovrei essere anche il tipo per Massimo. E voi potete ascoltare questa pazza senza che vi cadano le braccia. Calmati, Pascal. Dovresti ormai essere abituato a Margot, si diverte a tormentarti. Lei vuol dire che vi ama dall'infanzia, entrambi, ma ama te, sposa te. Mi preferisce Massimo, ne sono certo. Allora se ne sei certo, rassegnati. La sentite? Se mi credesse, se sapesse che Massimo ama Solange, diventerebbe pazza. Disobbedirebbe a papà e correrebbe a cercarlo a Malmor. Non ama Solange. E come lo sai? Lo vedi? Sei la sua amante. Ah, è così? E va bene. Cercherò Massimo. Saprò che cosa state combinando, voi due. Fermalo. No. Scusami, papà. Fred, un segreto. La giornata dei segreti. Vai a letto, Didier. Se la supposizione di Margot è esatta, nulla da temere per Pascal. Buonanotte, Fred. Buonanotte. Margot, togliti quel costume. Per favore. Salgo a mettermi una veste da camera. Non hai che da attendere. Se quello che ti ho detto è esatto, torna in camera tua. D'accordo. Sono pazza a farti scendere. Massimo, Solange è stata qui. Non è Massimo, sono io. E osi ridere? Pascal, povero Pascal. È stata presa con le mani nel sacco. Povero Pascal, ti ho subito riconosciuto. Se tu fossi stato Massimo, non ti avrei fatto scendere. Ti avrei lasciato lassù. È lassù che vi incontrate? Riguarda solo me. È lassù che complottate, che mi tradite. Si direbbe che tu abbia dei diritti su di me. È il colmo. Sì, ho dei diritti su di te. I diritti di colui che ama e al quale si è giurato di amarlo. Ti amo. Mi ami e ti burli di me. Scusa, sei tu a burlarti di me? Sei tu che fingi di uscire, ti mascheri e cerchi di cogliermi con le mani nel sacco. Meritavi una punizione. Non ti credo. Ti aspettavo, caro. Ti aspettavo e lo zio Fred potrà testimoniarlo. Gli ho svelato in anticipo il tuo ingenuo stratagemma. Vado subito ad interrogarlo. Ma lascia stare queste bambinate. Lo interrogherai domani. Pascal, devo parlarti di cose serie. Non si tratta più di scherzi, ma di cose gravi. Molto gravi. Si tratta di Massimo? Di Massimo, di te, di me, di tutti. Vedi, non sono cose precise. Il tuo comportamento mi addolora. Io ti amo, tu mi ami, ma non è una buona ragione per fare la parte del marito geloso. Mi rimproveri di pensare a Massimo, di non condividere il vostro odio per Massimo, di ammirare Massimo. Massimo è un miserabile. C'è di tutto in Massimo. Massimo ha del buono e del cattivo. Massimo è romanzesco, come le persone che viaggiano, come le persone morte.
Massimo è pieno di mistero. Sì, di mistero. Ha una natura misteriosa. Ti seducono le sue menzogne. Non lo so. Massimo, oltre al vantaggio di essere lontano, è pieno di ombre, di lati oscuri, di sorprese. Io ho bisogno di ombre. E con te tutto accade in pieno giorno, in piena luce. Tu sei troppo limpido. Per esempio, io sapevo esattamente quello che avresti fatto quando sei uscito sbattendo la porta. Con Massimo, invece, cerco, vado a tentoni. Ho un po' di paura. Ho paura di lui come degli epilettici, dei sonnambuli. Non ti chiedo di essere epilettico o sonnambulo. Ti chiedo di essere un po' più attento, un po' più fine, di non essere sempre un solo blocco. Cerca di capirmi. Ti parlo con tenerezza. Non mi ami più. Imbecille. Ma sì, ti amo. E 50 volte al giorno sono scontenta di amarti. In quei momenti mi arrabbio e Massimo vince. Ma rassicurati. So quanto vale lui e quanto vali tu. Allora sposiamoci. Sei puro. Sei ingenuo. E io non sono né pura né ingenua. Reciti delle parti. La mia verità consiste forse nel recitare delle parti. Sono stata allevata da un'attrice. Anch'io. Tu sfuggi a queste influenze. Massimo ne porta il marchio, come me. Ancora Massimo, non ti occupi che di lui. Ebbene, sappi che ne ho abbastanza e che non credo più una parola. Sei una bugiarda e sei fatta per intenderti con Massimo, che è bugiardo come te. Che c'è, Pascal? Zio Fred, compiaciti di ripetere a questo signore ciò che ti ho detto poco fa all'orecchio. Margot prevedeva che saresti uscito da una porta per rientrare da un'altra e che avresti finto d'essere Massimo. Non cambio opinione. Mi dispiace. Buonasera. Che c'è, Margot? Ho i nervi scossi, non ne posso più. Non resisto più, soffoco. Ho bisogno di parlare. E solo con te posso parlare. Confessarmi. Anch'io devo parlare. È necessario che ti dica... Zio Fred, prima, quando parlavi della macchina da scrivere, delle M maiuscole che potrebbero essere una sigla, non hai notato che ridevo male? Che avevo un'aria strana? Margot. A forza di tacere, di ingannare, di recitare la commedia, divento pazza. E prima, quando hai detto la parola assassino, sono stata presa dal panico. Fred. La macchina da scrivere. Sono io. Cosa ha potuto spingerti a fare quella visita? Te l'ho detto, non vivevo più. Bisognava che mi muovessi, che facessi qualcosa. E cosa speravi di scoprire nella mia adorabile famiglia? Del resto, senza saperlo, mi hai reso un servizio. Ora essi sanno, si interrogano, devono crepare di paura, e questa è la cosa principale. La tua visita deve aver fatto l'effetto di una bomba. Chissà quante te ne hanno dette sul mio conto in famiglia. Tuo padre era irriducibile, Pascal era irriducibile. Margot ti difendeva. E l'amico Fred sembrava non condividere il loro contegno. Perché ricevi quel Fred? È un alleato, Massimo.
Tu pensi che tutti siano malvagi? Tutti sono malvagi, Solange. Questa città è malvagia. Il resto del mondo è malvagio, l'ho imparato a mie spese. Dove hai dormito stanotte? Ho dormito nella capanna. Avevo bisogno di essere solo, di essere libero. Massimo. Non intendo dire, capiscimi, che non sono libero, no. Ma ci sono momenti in cui ho vergogna di vivere alle tue spalle, di farti correre rischi terribili. Di... Massimo. Vedi, quando ero bambino, scappavo per 2 o 3 giorni. Mamma diventava come pazza. Adoravo mamma e tuttavia non potevo resistere. Non bisogna avercela con me, Solange, te lo ripeto, sono un disgraziato, un mascalzone. Sei felice, Solange? Sì, Massimo. Non sapevo cosa fosse la felicità. Ero contenta di vivere perché avevo Claudio, ma felice, felice non ero. Sei apparso tu, sono felice. Tu non sei felice, Massimo. No. Il mio amore non ti basta. Non è colpa tua. Devi dimenticare la prigione militare. Massimo, promettimi che ripeterai tutte le mattine, tutte le sere, la prigione non esiste, la prigione è un mito. Promettilo. Buona, piccola Solange. Piccola, potrei essere tua madre. Solange. Ti adoro. Il cancello. Resta qui, vado a vedere. Chi è? È Fred, lo riceverò qui. Vai di là, ti chiamerò se avrò bisogno di te. Cerca di non chiamarmi e rimandalo via. Eccolo, sbrigati. Sputa su tutti. Fred, sono qui. Venga. Sola? Sì. Ha notizie di Massimo? Sì, è di là, ma faccia come se non ci fosse. Fred, sono contenta di vederla. Devo chiederle consiglio su Massimo. Dica. Non saprei dire con precisione. È taciturno, misterioso, con i nervi scoperti. Mi chiedo se non si diverte a fare il poliziotto. Se non tenti di mettere la mano sul colpevole. Solange, poiché mi onora della sua fiducia, ritengo di doverla contraccambiare. Devo dirle che sono un funzionario di polizia. Sono stato incaricato della faccenda delle lettere anonime. Cerco la macchina da scrivere. Vuole che me ne vada? È sul punto di scoprire il colpevole. Credo, ahimè, che tutto sarà finito entro stasera. Perché, ahimè? Perché non mi piace arrestare un colpevole, soprattutto quando ha molte attenuanti. Che è accaduto stanotte dopo che sono andata via? Pascal ha creduto di capire che il suo interesse per il fratello era dettato da un sentimento. Pascal aveva ragione. Amo Massimo e Massimo mi ama. Fred, sa cosa vuol dire innamorarsi improvvisamente? Purtroppo no. Era una madre, una donna maritata senza amore, vedova, contenta, triste, calma. A un tratto Claudio mi ha condotto Massimo. Appena lo vidi il mio equilibrio scomparve. Mi sono messa a fiorire, una fioritura tardiva e perciò tanto pazzesca, a fiorire senza pudore, senza prudenza, a piene braccia, a essere felice, felice. Solange. So che non ho niente da aspettarmi. Io amo amare, mi importa poco di essere contraccambiata. Lei è ammirevole. Peccato che Massimo. Stia zitto. Massimo mi ama.
lo crede, l'essenziale. Io riesco a fargli dimenticare le sue angosce, riesco a fargli scambiare il suo dramma con il suo amore. Sono poche le donne come lei. Mi dispiace di dover acciuffare il colpevole. Questa città sconvolta le ha permesso di vivere il suo sogno. Fred, lei può essermi utile. Affronterò la tigre, saprò come prenderla. Si comporti come se tradisse un poco i suoi amici, come un alleato segreto. Accetto, ma ad una condizione. Che gli dirà in mia presenza chi sono e che cosa sono. È necessario. Si chiuderà in se stesso. Stia tranquilla. Lo chiamo. Massimo! Massimo, vieni! Non si meravigli del primo scontro. Ci sono abituato. Entra, Massimo. Ho bisogno del tuo aiuto. Sei un uomo, non me lo negherai. Si rassicuri, Massimo. Non vengo da parte di nessuno. E nessuno saprà che l'ho vista. Massimo, Fred mi ha confidato un grande segreto. È qui in missione, incaricato dell'indagine delle lettere anonime. Uno sbirro. Un funzionario della polizia criminale. Uno sbirro, come ho detto io. Tu mi nascondi e poi mi metti di faccia uno sbirro. Massimo, Fred è un amico e ti prego di considerarlo come tale. Vi lascio soli. A fra poco, Fred. Ammetterà che gli sbirri non possono piacermi e che non li amo, a priori. Lei non deve amare molta gente. Odio la gente. E ama Solange? Naturalmente. L'amo. Naturalmente. Le piace amarla o le piace d'essere amato? Mi piace che mi si ami. Come tutti. Ieri sera Margot mi ha confessato di essere la macchina da scrivere. E lei ci ha creduto? Non una parola. È più furbo di quanto supponessi. Il più buffo è che Margot, con i suoi costumi d'eroina e i suoi drammi in cinque atti, deve essere convinta di quanto racconta. Senza dubbio ci crede. E poiché mischia anche lei in questo tenebroso intrigo, ho voluto... Mai e poi mai le ho dato particolari seri su. Su? Voglio dire che il mio genere di vita piuttosto misterioso eccita la povera Margot. E allora nel suo piccolo cervello io devo essere diventato un eroe da romanzo. Anche i criminali sono eroi da romanzo. Devono piacerle, Massimo, i criminali. Ma non quelli celebri. Sono i falliti del delitto. Si sono conosciuti è perché si sono lasciati acciuffare. Io parlo dei veri criminali, degli inafferrabili, dei criminali sconosciuti. Dove vuole portarmi? Pretende giocare al gatto e al topo? Conoscevo un gatto e un topo che giocavano insieme. Il gatto aspettava il topo e giocavano insieme. Un giorno, dopo parecchi mesi, il gatto ha ucciso il topo, per sbaglio, con una zampata. L'indomani fissava il buco. Non mangiava più. È morto di tristezza. Il che significa che lei porterà il lutto per me? Il che significa che esistono cattivi topi e cattivi gatti, cioè topi deboli e gatti deboli. Io credo di essere un gatto del genere. Eh sì, amo i colpevoli. Darei qualunque cosa per aiutarli, salvarli. Brutto sbirro, non cercare di abbindolarmi.
di avvicinarti a me con sottili astuzie, di demoralizzarmi con le tue storielle. Stai attento. Stare attento a che cosa? Sì, sono un debole, un miserabile. Ma non credere di farmi cedere con la tua dolcezza. Vuoi sapere chi è la macchina da scrivere? Non è Margot, ma sono io. Ah. Dammi le prove. Prove no. Ma il racconto particolareggiato della mia impresa. Ti ascolto. Ero uscito di galera. Dalla prigione militare. È la stessa cosa. Non avevo un soldo, morivo di fame. Non pensavo che alla vendetta e ad avvelenare la vita dei miei. Mi ricordavo di una capanna di boscaiolo abbandonata, mi ci sono accampato. La notte scendevo in città e guardavo le finestre serrate, nemiche. Attraverso le stecche di quelle persiane gli sguardi dovevano scivolare come lettere anonime, minacce di morte. A poco ho steso il mio piano. Mi sarei servito dei ragazzi. Essi mi portavano da mangiare e i segreti di famiglia mi documentavano. Mi dicevano tutte le bassezze che scoprivano e che mi disgustavano. Quando mi ammalai, Claudio mi condusse da sua madre. Io da principio non volevo, ma mi occorreva una macchina da scrivere. Avevo calcolato l'amore di Solange. Da principio ne gioivo, ma fingevo di non capire. Dopo la partenza di Claudio tutto è cambiato. Che cosa è cambiato? Mi sono messo ad amare Solange. E nonostante ciò hai continuato nelle tue imprese. Ma tu mi interroghi? Interroga pure, non dirò se non ciò che mi fa comodo. Ma chi ti interroga? Sei tu che parli, tu che racconti. Sei liberissimo. Sei di un'abilità diabolica. Conosci tutti i mezzi per spingermi agli estremi. Ogni volta dai un giro di corda. Mi uccidi. Me ne infischio. Me ne infischio della polizia e dei giudici che mi arrestino, che mi condannino. Arresta. Non si arresta un uomo soltanto perché ce lo chiede. Arrestarti non è così semplice. Conoscevo un colpevole che non vedeva l'ora di essere arrestato. Correva incontro alla polizia, si denunciava. Non gli volevano credere. Andava in collera, supplicava. Lo trattavano da pazzo. Ho arrestato quel poveraccio all'alba. Nel luogo stesso del delitto. Ci tornavo ogni notte. Gli ho appoggiato una mano sulla spalla, dolcemente. Ho voltato la testa. Non dimenticherò mai il suo sguardo. Moriva di gioia. È terribile la tua storia. Terribile. Terribile è arrestare. Non vorrei mai doverlo fare. Scusate, una visita in attesa. Massimo, vai di là presto. Disturbo? Affatto. Si segue. Grazie. Ciao, zio Fred. Vi lascio. Se ne va. Forse ripasserò. Ti ritrovo? Stai tranquillo. Siamo tutti prigionieri sulla parola. Non si disturbi. Ci sono novità? Voglio dire, notizie di Massimo. È tornato? Massimo? No, niente Massimo. Lei non ha più l'aspetto di ieri. Sembra calma. Credevo avesse notizie. Massimo è libero. Non interrogo mai sulle sue andate e venute. Gli raccomando prudenza, ma la sua età... Non deve certo divertirsi qui in compagnia di una vecchia signora. Una vecchia signora. Ma lei è bellissima. E mi sembra ringiovanita. Si direbbe che abbia una grande gioia. Risplende. Di che, mio Dio?
Si figuri che l'attribuivo a Massimo. A Massimo? Dimentica che potrei essere sua madre. A dire il vero, il sospetto è venuto non a me, ma a Pascal. E si figuri che Pascal mi aveva quasi convinta. Quasi? E sono venuta da lei come donna. Come una donna curiosa. Come una donna gelosa. Andiamo, via. Lei ama Massimo. La credevo innamorata di Pascal. Non si può essere innamorate di Pascal. Si vuol bene a Pascal. È un'altra cosa. Ma si può essere innamorate di Massimo. Pascal è l'avvenire. Massimo è il presente. Il pericolo. La folgore. Lei è troppo donna per non capire. Se non sbaglio, lei vorrebbe essere l'amante di Massimo e la moglie di Pascal. Non è così semplice, Solange. Lo so che Massimo è un essere impossibile, che Pascal mi ama, che Pascal mi darà una calma e solida felicità, ma... Solange, ho fatto l'esperienza. Ho veduto Massimo. Lo vedo molto. Sapevo. Credevo che non vi foste incontrati che una o due volte per via di quel vestito. Ah, no, no, no. Dopo il vestito non abbiamo mai smesso di vederci. Anzi, mi domando perché non le ha detto... A meno che... A meno che? Forse si immagina che la sua bontà nasconda qualche altra cosa. Che sia gelosa. Gelosa di lei? Bisognerebbe che il suo rapporto con Massimo non fosse soltanto il rapporto di un'amicizia d'infanzia. Bisognerebbe che Massimo l'amasse. La cosa non mi riguarda, ma insomma stento a credere. Massimo ed io siamo della stessa razza. Vuol dire che è la sua amante? Si tranquillizzi, Solange. Non sono l'amante di Massimo. Non capisco. Se Massimo l'ama, se lei ama Massimo, se siete fatti l'uno per l'altra, che cosa le prende? Volevo osservare le sue reazioni. Volevo vedere se mi nascondeva qualcosa. E il risultato della sua indagine? Che era una stupida. Allora è vero. Non ha visto Massimo che il giorno del vestito. Ah, no, no, no. Ho rivisto Massimo. Ho mentito facendole credere di essere innamorata di lui. Ma non ho mentito dicendole che vedevo Massimo di nascosto. Fra Massimo e me esiste un patto, una specie di collaborazione, un segreto. E le dirò qual è il segreto di Massimo. Margot! Stia tranquilla, Solange. Non c'è nemmeno l'ombra di un segreto. Ma questo signore non deve avere la coscienza a posto. E siccome ascolta dietro le porte, so io il modo di farlo uscire. Sei contenta? Molto. Volevo vederti e ti ho visto. Ed ora che mi hai visto, vattene. Ah, no. Qui comanda Solange. Almeno credo. Devo parlarti di casa tua e ti parlerò. Solange, la metta alla porta. Massimo, io devo impostare una lettera per Claudio. Vado e torno. Parli con Marco. 5 minuti, non di più. 5 minuti sono sufficienti. Vi lascio. Sia gentile, faccia il padrone di casa. Di che ti impicci? Con che diritto vieni a fare scandali qui? Senti, non abbiamo tempo da perdere. Sai chi è Fred? So anche ciò che sei andata a dirgli. Potresti ringraziarmi, imbecille. Ho preso tutta la colpa su di me. Hai voluto recitare la parte di protagonista e renderti interessante. Ho fatto male a non stare zitta e a non lasciare che te la sbrigassi da solo. Potevi parlare. Non ha creduto una parola della tua storia. L'ha detto a te. L'ha detto a te perché tu parlassi. E tu sei caduto in trappola come un topo. Me ne infischio delle trappole. Ho detto la verità perché non ce la faccio più. A vivere braccato come un animale. La verità. Quale verità?
Ho detto che agivo da solo. Dimentichi, caro, che sei venuto a confidarti con me, a chiedermi consiglio, a domandarmi in prestito la mia macchina. Se non fossi intervenuto, che cosa avresti raccontato a Solange? Niente, non sono pazza. Ho gridato una cosa qualsiasi per farti venire fuori. Non era una cosa qualsiasi. Solange deve essere lontana mille miglia dal metterci in rapporto con la macchina da scrivere. Non suppone niente. Mente malissimo la tua amica. È una cattiva allieva. Non ci è voluto molto a capire che è innamorata pazza di te. E tu l'ami? Amo Solange. E io? Tu? Sì, io. Che ci sto a fare io? Sposa il tuo Pascal e lasciami in pace. Il tuo Pascal? Sei geloso, Massimo. Sei pazza. Ti conosco. Mi conoscevi? Ah, già, dimenticavo. Massimo è purificato dall'amore di Solange, trasfigurato dall'amore di Solange. E credi che il suo amore resisterà allo scandalo? Perché non gli hai confessato tutto? Margot, non sono colpevole. E questa? Cosa? La tua lettera. Ami Solange e ieri mi hai mandato questa lettera. L'ho trovata fra la posta stamattina. Non ti ho mandato nessuna lettera, mostramela. Devi conoscerla a memoria, immagino. È un ricatto. Un ignobile ricatto. Puoi dirlo. Ignobile. Mi si prega? E perché proprio me? Di avvertire te e Solange che il vostro legame sarà oggetto della prossima denuncia. Almeno che Solange non paghi. E la somma è forte. È un ricatto. Questa lettera non è mia, non l'ho scritta io, te lo giuro. E chi l'ha scritta? Tu. Vigliacco. Speravi di spaventare Solange. Che lei pagasse. E con quei soldi contavi di prendere il largo. Margot, ti supplico di credermi. Non sono la macchina da scrivere, non so chi sia. Ho tentato di farti credere che ero io e ho tentato di farlo credere a Fred perché... perché la mia mediocrità mi avviliva e volevo mettermi in mostra con qualche mezzo. Troppo facile. Margot, abbiamo agito da ragazzi. Non sono la macchina da scrivere, è Solange minacciata. Ti avrei lasciato fare se non fosse in gioco Solange. Non ti credo. Solange ti fa comodo, ma tu ami me. Non sei fatto per Solange, povero Massimo. La nostra carrozza di nozze sarà un secchio di spazzatura. Fred, Pascal, Didier, Solange sono la società. Noi siamo i rifiuti. Ritorna ai tuoi drammi in cinque atti e levati dai piedi. Insultami, insultami. Più ti arrabbi e più mi piace. Sei pazza, non ho scritto quella maledetta lettera. Non è vero, l'hai scritta. Sei stata tu. Sei stato tu, sei stato tu, sei stato tu. Non spingermi all'esasperazione. Acchiappami, schiaffeggiami. Ti strangolo. Non ti avvicinare, te lo consiglio. Ero disposta ad aiutarti, a coprire questa tua ultima manovra. Ma poiché tu rovesci le parti, parlerò. In guardia, signor Duca. Sono una delle migliori lame di Francia. E vedremo se voi siete un vigliacco. Che succede? State litigando? Margot è molto pallida. Merito del mio talento d'attrice. Solange, Margot mente. È più rapida di me a capire, ha visto la porta. Allora era un vero dramma. Legga questa lettera. C'era da aspettarselo. Quando l'ha ricevuta, Margot? Stamani. Con la posta di stamani. Solange, bisogna dare quella lettera al suo sbirro e mi metterò d'accordo con lui per portare una falsa risposta nel luogo designato. È troppo pericoloso. Non si preoccupi per Massimo. Margot, sei una... Guardi i suoi tic. Massimo. Massimo! Ho
Massimo, Massimo, taggiamo. Massimo, allontanatevi, allontanatevi. La crisi arriva, la crisi non esce, non posso più vincere. Non bisogna neanche toccare. So. Lasciarla passare. È spaventoso. Massimo, alzati, presto, in piedi. Osi dire che sono un simulatore. Osi dire che sono un simulatore. Calma. Stai calmo. È possibile. Ecco il personaggio. Eccolo! Massimo, senti. E c'è ancora. Non andare, te ne supplico. Mettila. Lascia quella bicicletta, torna. Non cercare di trattenermi. Commetterai qualche imprudenza. Che te ne importa? Aspetta, scendo. Addio. Massimo, Massimo. Lei non esce di qui. Mi lasci passare. Mi dia la rivoltella. Non ce l'ho. Ecco. Mi ero abituata a considerarla un amico. Devo considerarla un funzionario di polizia. Io sono qui per salvarla. Massimo non rischia nulla. Allora chi è il colpevole? Me lo dica. Lo saprà con gli altri a mezzanotte. Se Massimo non è colpevole, perché si accanisce a separarci? Era più lucida poco fa. Non mi ha confessato che correva dietro un'ombra, che questa avventura non poteva aver fine? Mentivo a me stessa. Ama un fantasma. Il mio amore è una realtà. Sono una povera donna che ama e che non ne può più. Solange, che cos'è accaduto tra lei e Massimo dopo la finta crisi, dopo la mia finta partenza? Non vuole rispondermi. Glielo dirò io. Massimo le ha confessato la sua menzogna. Singhiozzava. Lei lo cullava e a un tratto si è accorta che teneva tra le braccia un bambino. Vorrei essere morta, non ho più forze. Agisca come meglio crede. Mi giuri che lo aspetterà senza commettere sciocchezze, che cercherà di dormire un po'. Ora vado. Appuntamento generale a mezzanotte. Questa storia è una storia di fantasmi e deve finire a mezzanotte. Non potrei restare sola, l'accompagno. Prendo il mantello, mi aspetti. Fred, mi rendo alla rivoltella. Mai. Fred, mi hai fatto paura. Siamo in anticipo. Sì. Stavo per uscire con Solange. È andata a prendere un mantello. Buonasera. Buonasera. Mi preparavo ad uscire. Fred, rimango. A fra poco. Dov'è Pascal? Pascal non verrà all'appuntamento a mezzanotte. Non verrà all'appuntamento di Fred? Né Pascal né Didier. Credo che Fred non ci tenga all'incontro dei due fratelli. Massimo, torna. Dovrebbe essere già qui. Solange. Lei sa tutto. Tutto che cosa? Sa chi è Massimo. Margot, Massimo non è la macchina da scrivere. Glielo ha dato ad intendere. L'ha dato ad intendere a lei, cara Solange.
Non è colpevole, ne ho la certezza. Se non è colpevole è un triste individuo. Si rende conto di ciò che dice e dove la condurranno le sue follie? Le mie follie. Lei, la signora di Marmor, circondata da un'esistenza tranquilla. Sa che cosa vuol dire non avere un luogo di nascita? Venire dalla strada? Recitare delle parti? Indossare dei costumi teatrali per illudersi di essere qualcuno o qualcosa? Lo sa che cosa significa non avere uno stato civile in questa provincia ipocrita che mi disprezza e mi perseguita? Lo sa che cosa vuol dire amare un uomo e non osare sposarlo? Perché ogni 5 minuti ci si domanda se un giorno non ve lo rimprovererà. Sa che cosa vuol dire? E chi le ha detto? Chi le ha detto che io non sappia? Trovarsi bruscamente di fronte a un ragazzo che si diverte, invece che a un povero essere avvilito, solo e privo di tenerezza. Chi le ha detto che non stia precipitando in un abisso? Che non stia pensando ad uccidermi. Solange. Per una puerile rivolta contro la sua nascita, contro il mondo, lei complotta, intriga, senza pensare che esistono donne stupide le quali amano e credono. Senta, Solange. Senta lei prima. E guardi un infelice che non ha più davanti a sé che 2 ragazzi che giocano. Che giocano e calpestano. Non saprà mai il male che mi ha fatto. Solange, io non immaginavo, non credevo. Non sono cattiva. Non è cattiva, ma peggio. Fa il male inconsciamente. Io almeno avevo delle scuse, ma Massimo non ne ha. È un pazzo, è un mostro. Ah, pagherei un occhio della testa perché si mostrasse a lei com'è, perché lei potesse vederlo com'è veramente. L'amo com'è. No, lei non l'ama, Solange. Le ha buttato la polvere negli occhi, come a me, come a tutti. E tutto ciò è troppo stupido. Conosco uno che l'ama, che merita di essere amato, di viverci insieme. Uno che sempre... La prego. Lei sa benissimo di chi parlo. Taccia. No, non tacerò. Riparerò il male fatto. Troppo tardi, Margot. Mi ascolti, mi creda. Lei è stata folle, ma è degna di Pascal. Io non sono degna della persona di cui parla. Tutto è finito. Finito, impossibile. Niente è impossibile, Solange. Bel quadro. Appena un uomo volta le spalle, le donne fanno leghe e lo riducono in frantumi. Si complotta con la signorina e certamente si complottava con lo sbirro di famiglia. Che ambiente. Vale quello di dove esci. Giusto, e vale i trovatelli. Un fallito. Ecco che cosa sei. Un fallito. Un fallito su tutta la linea. Un fallito che innocentemente credeva che una persona al mondo gli volesse bene. Non hai diritto di parlare di Solange. Guarda, guarda, e perché? Solange è come le altre. Siete tutte uguali. E il famoso appuntamento? Non fare l'innocente. Mi avete mandato a quella capanna per burlarvi di me, allontanarmi e riunirvi. Sapevi benissimo che non ci avresti trovato nessuno in quella capanna. Che vuoi insinuare? Non insinuo, accuso. Sapevi benissimo che non ci avresti trovato nessuno, perché sei stato tu a scrivere quella lettera. E la macchina da scrivere sei tu! Sciudicia bugiarda! Massimo! Arrivo a tempo. La polizia. Ci siete tutti. Ho autorizzato Pascal e Didier a non venire. Lo scioglimento. Sì, lo scioglimento. Fai presto, Fred. Arrestaci. Io arresto i colpevoli. E né tu né Massimo lo siete. Vi ho promesso dei fantasmi. Conoscete la signorina della posta? Monica Martinet. Monica.
Giusto. Fred è furbo. Lei doveva saperla lunga su quelle lettere. Non si avvicini, signorina Margot. Ho scritto io le lettere. Sono io la macchina da scrivere. Monica Martinet, M.M. Dovevo sposarmi. La famiglia si è opposta. Il mio ragazzo si è ucciso. Mi sono vendicata. E dopo? Dopo ho voluto mettere ordine. È falso, non è lei. Ho le prove. Monica, questo pomeriggio, quando sono passato alla posta per accompagnarla a casa sua, chi abbiamo incontrato lungo la strada? La baronessa. E che cosa è avvenuto quando abbiamo incontrato la baronessa? La baronessa si è voltata, sorpresa di vedermi al braccio di un signore della città. E lei cosa ha fatto? Una boccaccia. La baronessa è rimasta malissimo. Perché ha fatto una boccaccia? Dovevo pur firmare tutte le mie lettere in un colpo solo. Monica. Dietro il suo sportello doveva spiare le sue sconce vittime. Ed essere felice. Felice. Deve aver conosciuto momenti di straordinaria esaltazione. No. Odiavo il mio sportello. Ma le cose devono accadere. Posso ritirarmi, signor ispettore? È libera. Tornerà a casa da sola. Ci sono abituata. Tornerà da sola. E domattina verrò a cercarla alla posta. Se non ci fosse... Ci sarò, signor ispettore. Mi capisca bene. Se non ci fosse... La notte è lunga. Oh, scusi. Non avevo capito. No, grazie, signor ispettore. Sarò alla posta. Voglio che mi arrestino e mi giudichino. Le cose devono accadere. Bene. A domani. A domani, signor ispettore. È pazza. Completamente pazza. Il dolore, la solitudine, la cattiveria della gente, di una città, può far diventare pazzi. È terribile, Fred. È terribile. Avrei giurato che era Massimo. Io no. Neanch'io. Grazie. Allora, Solange, mi sopporterai senza il più piccolo prestigio. Mi perdonerai. Massimo, devo parlarti. Si tratta di cosa grave. Bisogna che ti parli, bisogna che parli a tutti. Rifletta, Solange. So ciò che sta per dire. Ha ragione, è grave, ma rifletta. Ho riflettuto. Non faccio che riflettere dal momento che Massimo è tornato. Parlerò. Solo lei può essere giudice. È la parola esatta. So anch'io quello che ci dirà e che si cerca di impedire. Ami lui, non mi ami più, Solange. Non aggravare la mia tragedia. Soffro già abbastanza. No, tu sei molto forte, ti conosco. Non mi conosci. Nessuno conosce gli altri. Margot, crede di conoscere Pascal. Chi è? Povero Pascal. Incapace. E tuttavia è stato l'amante della signorina Martinet. E l'ha abbandonata in 5 minuti perché ama lei, Margot. Che? Cos'è questa storia di briganti? Non è una storia di briganti. Non sapevo tu fossi diventata poliziotta. Conosco i più piccoli segreti di questa città.
signorina Martinet era l'amante di Pascal, perciò lui non è così ingenuo come pensate. Se è vero, Margot lo troverà immediatamente ammirevole. Esatto. Se è vero, Solange, lei non sa il regalo che mi fa. Finalmente un segreto fra noi. Finalmente un po' d'ombra. Accetti questo regalo di nozze. Ma allora? Che c'è? Se Pascal non ignora che Monica e la macchina da scrivere sono la stessa cosa, è il suo complice. Il mio regalo è più modesto. Pascal non sa niente perché non c'è niente di vero in quanto ha detto Monica. Quella ragazza ha recitato una commedia per rendersi interessante agli occhi di lui. Ancora una. Monica Martinet non è colpevole. Non è colpevole. Ma allora il colpevole chi è? Io. Domandate a Fred. Povero Fred. Si dà tanta pena per salvarmi. Il suo silenzio mi accusa più delle sue parole. Fred, è vero? È vero, purtroppo. Fred l'ha indovinato fin dal primo giorno. Fred, quando ha capito che ero colpevole? Fin dal primo giorno. Credevo di essere abilissima. Lei sarebbe abile se fosse malvagia, ma non lo è. Malgrado l'abominio di quelle lettere, il mittente compiva un'opera di giustizia. Colpiva il male. Come deve essersi burlata di noi. E di me? No, Massimo. Quelli che non fanno le cose le raccontano. Quelli che le fanno tacciono. L'ultima lettera la scrissi per allontanare Massimo dai miei imbrogli. Non ce l'ho con lei, Margot. Non le servo rancore nemmeno per la rottura del mio matrimonio con Didier. Benché di lì sia nato tutto questo. Solange, tu metti. Fred, sono stata la moglie di un alcolizzato che mi picchiava a sangue ed è morto fradicio marcio. Sono rimasta vedova con Claudio, sola ma al morto, in mezzo a una società ignobile che mi invidiava e mi evitava. Vedevo dappertutto una sfacciata fortuna a favorire gli intrighi di quei mostri. L'uno faceva disonorare il fidanzato di sua figlia perché era povero. Un altro, il colonnello, sequestrava sua sorella in una cantina e si giocava il patrimonio di lei. Ne risparmio il resto. Odiavo tutta la città, tutta quella borghesia ipocrita, egoista, avara, inattaccabile. Ho voluto rimuovere quel fango, attaccare, smascherare. Mi sentivo come assalita dal delirio. Senza rendermene conto, ho scelto l'arma più vile, più abietta, la macchina da scrivere. Se le circostanze non mi si fossero messe contro, sarei andata fino in fondo. Avrei ripulito la città. Invece voi vi siete messi a far la parte dei colpevoli. E Fred ha distrutto il mio capolavoro. Non avevo mai conosciuto un essere puro. Davanti a lei, Fred, ho sentito la vergogna di me stessa. L'onta della mia impresa disgustosa. L'onta del mio amore. Andiamo via insieme. Io ti ammiro. Che cosa ho di ammirevole? No, Massimo. Tu e Margot ammirate troppo i misteri. Io di misteri non ne posso più. Troppo a lungo marcito nell'ombra. Sono stata troppo sola qui con la mia macchina da scrivere, le mie M, le mie corse nella notte, le mie menzogne. Voglio parlare, parlare, parlare. E parlerò. Calma, Solange. La cosa migliore sarebbe partire per l'estero con Claudio. Crede che accetterei di far arrestare quella ragazza anche per 24 ore? No, esigo che mi giudichino. Mi assolveranno o mi manderanno in galera, poco importa. Esigo un punto finale. L'incerto mi farebbe impazzire. Non pensa a Claudio?
Tutto meglio che la fuga. Gli esseri come noi fuggono e spariscono. Come noi. Massimo, scriveresti lettere anonime? No. Sei un innocente, Massimo. Tu sei più innocente di me. I colpevoli sono una razza, la mia. Tutto mi espelle dalla società. Che non abbia la forza di fare il male non mi assolve. Al contrario. Va bene. Ho capito. Non mi vedrete più. Massimo. No. Ascolta, Massimo. Ci siamo mischiati in un dramma più grande di noi. Fred ha parlato con Didier e Pascal. Ti maltrattano ma ti adorano. Torna a casa. Solange non può più tenerti con sé. Torna a casa. Non vedi che la torturi? Ne ho abbastanza delle vostre macchinazioni. Me ne vado. Accompagna Margot a casa. Te ne andrai domani. Solange, prima che parta, vuoi abbracciarmi? Capisco benissimo. Resta col tuo sbirro. Margot, raggiungilo, riconducilo a casa. Sì. Solange, la sua vita è fredda. Coraggio. Coraggio. Dove vuol che ne trovi. Margot ama Massimo. Massimo amerà Margot. Li vedo. Seguono il loro destino. Lei non entra nel loro sistema. Li dimentichi. E ora bisogna che mi occupi di lei. Un tribunale non scherza. Un tribunale? Immagini la città domani. I giornali, i mormorì, il trionfo di tutta quella gente. Sì, lo immagino. Sono stata vile. Devo lottare, fronteggiare lo scandalo. Vincermi, vincerlo. Devo vincere. No, non vincerà. Ha imparato a sue spese che cosa sia una città di provincia. La potenza della borghesia e del denaro. La giustizia esiste. La giustizia non ama che si faccia il suo lavoro. Lei ha voluto sostituirsi alla giustizia. Non glielo perdonerà. Lei è colpevole agli occhi di tutti. Io solo l'assolvo e giustifico quello che ha fatto. Conosco i motivi. Il mio verdetto è preciso, non colpevole. Ma sarò il solo a pronunciarlo. Allora pagherò. Ma no. Credi che sia il primo processo che finisce in archivio? Credi che un solo borghese di questa città non soffocherebbe un processo che lo riguarda? No, non sia ingenua. Ci si vendicherà del suo parco, del suo castello, della sua eleganza e del suo amore. Buttiamo quella spaventosa macchina da scrivere nel lago. Dica che va a raggiungere Claudio. La rapisco. Sarò inseguita. Fred sa cosa vuol dire essere inseguiti, lei che insegue gli altri. In capo al mondo mi parrebbe d'essere cercata. In capo al mondo trasalirei ogni volta che udissi qualcuno scrivere a macchina. Non mi farà credere che preferisce vivere in prigione anziché vicino a un uomo che la proteggerà? La pietà non mi piace. Il suo amore le rassomiglia. Sono profondamente commossa, Fred, ma ho preso la mia decisione. Una donna come me non fugge davanti al pericolo. Una donna come lei pensa a suo figlio. Mi lasci in pace, Fred. Sono ancora libera. No, non è più libera. Vado a prendere le copie delle lettere. No, non mi segua. Con lei presente, la mia ricerca rassomiglierebbe troppo a una perquisizione.
Non mi ci vorrà molto tempo. Solange!